È mancata la ciliegina sulla torta, la vittoria, ma Alessio Magagnotti e Di Andreaus hanno comunque chiuso sul podio una stagione che per entrambi è e rimarrà da ricordare. Il 27esimo trofeo punto colore di Mezzocorona, ultima gara del 2022 per gli atleti della categoria allievi, ha premiato lo spunto veloce del trevigiano Tommaso Marchi, che nello sprint finale a ranghi compatti ha preceduto il campione provinciale trentino, Magagnotti, con Andreaus a completare la top 3, in quella che era la sua ultima corsa tra gli under 16. L'atto conclusivo dell'annata agonistica 2022 è andato in scena a Mezzocorona, con i 53 partenti chiamati a confrontarsi sul nervoso circuito cittadino di 2650 metri, con lo strappo di via Cavalleggeri da affrontare ogni tornata. L'arrivo invece era posto in piazza San Gottardo, di fronte all'Hotel Drago. La gara è stata vivace fin dalle prime battute e il primo a provare a mettere il naso fuori dal gruppo è stato Cristian Vedovelli dell'Aurora, in avanscoperta già nel corso della prima tornata. L'attacco più significativo è stato quello portato dal friulano della Sacilese Andrea Bessega, che è evaso dal gruppo attorno a metà gara, dapprima in solitaria e poi raggiunto da un pimpante di Andreaus, seguito a ruota da Davide Stella della Gottardo Giochi. Annusato il pericolo, Alessio Magagnotti si è incaricato in prima persona dell'inseguimento, ricucendo il gap sui fuggitivi. Nel finale ci hanno provato ancora gli atleti del Veloce Club Borgo e dell'Aurora, tra i più attivi, a precedere l'attacco portato durante il penultimo giro da Magagnotti, Andreaus e Stella. L'azione sembrava poter essere quella buona, ma i due trentini non hanno trovato particolare collaborazione da parte del compagno d'avventura e il gruppo è riuscito ad annullare la fuga sulla spinta della Borgo Molino Rinascita. La corsa si è pertanto decisa in volata. Magagnotti sembrava avere gambe e spunto per andare a prendersi la vittoria, ma nei metri conclusivi si è visto superare da Marchi, al quinto centro stagionale. L'alfiere della squadra diretta da Claudio Caldonazzi ha comunque conquistato un ottimo secondo posto, confermando la propria leadership nella classifica nazionale riservata agli allievi primo anno, con 6 vittorie, 5 secondi e 3 terzi posti. Alessio Magagnotti, il secondo posto che lascia più gioia o rimpianti oggi? Sono contento della gara che ho fatto perché non ero molto in forma in questo mese. Ho iniziato a fare risultato queste ultime due settimane purtroppo, però oggi un secondo posto, ci ho provato fino alla fine. Magari potevo lanciare la volata un attimo dopo, però sono contento così. Anche perché insomma la prima stagione d'allievo sei risultato il migliore a livello nazionale, insomma una bella soddisfazione. Sì, ci tenevo anche oggi a far punti, ce l'ho fatta e ho consolidato anche il primo posto della classifica nazionale del primo anno.